Oggi la minoranza, ai sensi dell'articolo 42 del nostro statuto interno, ha presentato una mozione di sfiducia, ribadendo a più riprese come questo sia un atto politico a seguito del fallimento, a dir loro, dei 9 anni di amministrazione del centrodestra della Giunta Toti in questa regione. Viene da domandarsi fin da subito perché, visto che comunque il regolamento lo consente, in questi 9 anni non l'abbiano presentata prima questa mozione di sfiducia, giusto? E la presentino oggi che il presidente Toti è domiciliare. Detto questo, ovviamente, che è una considerazione politica che d'altro canto, da parte mia e da parte nostra, garantisce comunque la legittimità da parte della minoranza di poterla presentare, così come da parte nostra, che siamo garantisti ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, ribadiamo piena fiducia al presidente Toti, e lo ribadiamo portando avanti tutte quelle che sono le delibere, ma soprattutto il cronoprogramma che ci eravamo dati nei mesi scorsi. Non è un caso che ancora venerdì scorso la Giunta abbia portato 34 delibere, tra il sottoscritto ed i colleghi abbiamo portato 34 delibere proprio nell'interesse del territorio. Molte di queste delibere addirittura erano bandi economici importanti per tutte le categorie produttive del nostro territorio. Se la mozione di sfiducia, come ha ribadito la minoranza, è un atto politico, allora bisogna anche rispondere dal punto di vista politico. Noi in questi anni abbiamo portato molti risultati che sono agli occhi di tutti, una crescita economico-sociale non indifferente, che ci ha visto crescere probabilmente come regione in più rispetto alla media nazionale. È cresciuto di molto il turismo e questo ci piace pensare che sia anche frutto di una promozione del nostro territorio a 360 gradi dalla costa all'entroterra, e che oggi ha portato, proprio per rimanere nel discorso entroterra, 330.000 presenze all'anno in questo territorio, che prima non era considerato come doveva essere, vista anche le potenzialità enormi di sviluppo che il contesto stesso ha. Un entroterra che dal punto di vista delle presenze sta crescendo di 7,3 punti all'anno costantemente ogni anno. Un po' tutti i settori, diciamo così, produttivi stanno crescendo. Anche il fatto di avere molti finanziamenti sul nostro territorio, quasi mi pare la metà dei fondi del PNRR per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale del nostro paese, sono su Regione Liguria. Questo, diciamo così, compensa probabilmente tanti anni di mancata considerazione della nostra regione, e d'altro canto probabilmente accende anche più di un riflettore sul nostro territorio. È normale che ci siano anche dei controlli e una lente di ingrandimento sul nostro territorio, visti i tanti miliardi di euro che abbiamo da investire da qua ai prossimi anni sul nostro territorio. La copertura del Bisagno, che avrà diciamo così un esito finale positivo con la terminazione dello scolmatore, il tunnel subportuale, la nuova diga foranea di Genova. Abbiamo portato 2 consigli fa una legge che garantiva il cofinanziamento da parte di Regione su un'opera infrastrutturale fondamentale non soltanto per lo sviluppo di Genova, della Liguria, ma dell'Italia e forse dell'Europa stessa. Abbiamo un sistema portuale in Regione Liguria che genera 6,7 miliardi di euro solo di IVA. Con l'implementazione del porto e di conseguenza anche l'implementazione delle merci in arrivo e in partenza, sicuramente questo gettito IVA importantissimo, che va a beneficio di tutto il paese, contribuirà a sviluppare dal punto di vista logistico un qualcosa di fondamentale, diventerà sempre più un punto di riferimento nel nostro Mediterraneo, senza contare ovviamente tutti gli sviluppi economici che già ci sono, ovvero l'impiego di dipendenti, operai, maestranze e anche le addizionali che l'opera stessa creerà. Abbiamo altre opere importanti, come ovviamente il completamento dei raddoppi ferroviari, la Armo Cantarana, abbiamo il tunnel della Fontana Buona, abbiamo anche da portare a termine tutte le ciclabili e soprattutto la ciclovia Tirreni. Oggi siamo come regione un punto di riferimento nazionale
per quanto riguarda le ciclo pedonali, che non sono soltanto un'attrattiva turistica, ma consentono anche agli abitanti e ai residenti di poter cambiare abitudini di vita e stile di vita, magari recandosi al lavoro con la bicicletta senza dover per forza usare mezzi pubblici o addirittura i propri veicoli. Quindi questo credo che rientri anche in un'ottica di rispetto del territorio. Anche per quanto riguarda il rispetto del territorio, ho sentito alcuni spunti della minoranza che parlavano di poca o mala gestione anche per quanto riguarda le aree verdi e le aree protette. Voglio ricordare a tal proposito che abbiamo 6 parchi nazionali più 3 parchi sovracomunali, quindi 9 in totale i parchi regionali, 2 aree marine protette, un parco nazionale, il parco di Portofino, che è diciamo così in dirittura d'arrivo per diventare anch'esso parco nazionale, più tutta una serie di siti protetti, cosiddetti SIC. Credo che anche dal punto di vista virtuoso della gestione del nostro territorio, delle nostre aree protette, non abbiamo nulla da imparare verso nessuno, considerando anche il fatto che probabilmente rispetto alla superficie di Regione Liguria, che è più piccola della sola provincia di Cuneo, abbiamo una vastità veramente di aree protette. Non abbiamo tralasciato nulla neanche per quanto riguarda le scuole e le case popolari. Molti sono stati gli investimenti fatti per la riqualificazione edilizia delle nostre case popolari, è stato fatto molto per la riqualificazione dei vari istituti tecnici professionali, sono state molte le cose fatte dal mio collega Scaiola anche per quanto riguarda la formazione professionale, andando incontro a quelle che erano le esigenze dei settori produttivi. Spesso e volentieri i corsi venivano fatti così per rispettare un iter da 9 anni, vengono fatti in base a quelle che sono le esigenze ed il confronto con il territorio, proprio per non creare delle figure professionali che un domani non potrebbero trovare applicazione o occupazione. E abbiamo lavorato molto anche per quanto riguarda i plessi sanitari, Felettino, Lierzelli, anche l'ospedale di Bordighera, che oggi è in mani privati, ma che probabilmente non sarebbe stato riaperto se così non fosse. Un ospedale che ci consente di alleggerire il carico dei 2 presidi sanitari di Sanremo e di Imperia, e soprattutto d'estate ci permette di far fronte a quasi un raddoppio delle persone che insistono nel ponente. Da 215.000 abitanti normalmente in estate a Imperia passiamo a 500.000 abitanti. Ecco, quel percorso virtuoso che ci ha portato alla riapertura dell'ospedale di Bordighera oggi ci consente di guardare anche positivamente per quanto riguarda la stagione estiva. Sono stati fatti investimenti per quanto riguarda l'agricoltura e soprattutto le zone rurali cospicui. Ancora recentemente io stesso ho portato una delibera dove ho riaperto i termini per quanto riguarda 3 misure importanti, la 4.3, le misure 7 e le misure 8, che riguardavano principalmente le amministrazioni dell'entroterra. Con una dotazione iniziale economica di 35 milioni di euro abbiamo scorso le graduatorie per poter finanziare tutti quei comuni che non erano stati in prima fase beneficiati del finanziamento, portando il finanziamento complessivo a più di 80 milioni di euro. Ecco, se non è una risposta per quanto riguarda lo sviluppo strutturale e infrastrutturale dell'entroterra, non saprei cos'altro potremmo inventarci a riguardo. Più ovviamente tutta una serie di strumenti economici importanti che servono per il finanziamento delle imprese private del settore rurale. Abbiamo nella nuova dotazione finanziaria l'opportunità fondamentale di poter rimodulare tutte le dotazioni finanziarie in base a quelle che sono le richieste del settore specifico o a quello che emerge nei cosiddetti tavoli verdi che ci viene sottoposto dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative del nostro territorio. Quindi in base a quelle che sono le esigenze o le mutate esigenze del territorio, non è più come in passato che si doveva tenere fede a uno strumento ingessato, ma possiamo andare a rimodulare la copertura finanziaria o a rivedere alcuni criteri. Ecco, sono tutte conquiste che abbiamo fatto nel corso degli anni, grazie anche all'interlocuzione nelle varie conferenze Stato-Regioni, ma anche nei cosiddetti tavoli, nelle varie commissioni che ogni assessore
deve affrontare con i propri colleghi di altre regioni. Ti devo fare una domanda sulla saluta odierna. Sulla saluta odierna? Sì, grazie. Il capogruppo della Lega Stefano Maia ha detto in aula che il centro-sinistra vuole vincere le elezioni attraverso la magistratura. Lei è d'accordo? Ma non credo che abbia detto così. Iniziamo magari a estrapolare il ragionamento da un contesto complessivo, perché altrimenti facciamo come quelli che si limitano, diciamo così, pedissequamente andare a leggere quelle che sono le intercettazioni sui giornali in base a quello che viene scritto. Probabilmente il suo ragionamento era un ragionamento complessivo, nel senso che non vorremmo che oggi la minoranza sfruttasse il discorso delle indagini per poter dare un colpo di mano e andare subito al voto. L'ho detto in premessa, come mai, visto e considerato che lo hanno detto loro, e questo non è una mozione fatta al presidente Toti in quanto agli arresti, ma una mozione fatta sul risultato politico degli ultimi 9 anni, perché non lo hanno fatto prima? Il regolamento nostro consente che in qualsiasi momento la minoranza, con un terzo dei consiglieri, possa presentare una mozione di sfiducia. Perché non l'hanno mai fatto in questi 9 anni? Sono stati distratti? Ma non credo. Ecco, non vorrei che tutta questa si traducesse in un'occasione da parte di qualcuno, magari considerando l'aula legislativa di Regione Liguria come un campo di battaglia dove magari attribuirsi i gradi per poter fare il candidato presidente del centro-sinistra alle prossime elezioni. È una mia ipotesi, nel dibattito politico ci sta ogni tipo di ragionamento, quindi credo che, tornando alla domanda iniziale, la risposta di Stefano Maia in quanto capogruppo della Lega sia da attribuire a un ragionamento di questo tipo. Presidente. Su questo verrebbe da chiedersi, scusa la provocazione, ma il ragionamento fila, per quale motivo, se come ha detto lo stesso Presidente Toti attraverso Bozzano, centro-sinistra si ritiene perderà le elezioni, si possa eventualmente affrontarla subito questa sfida elettorale, anche sbloccando di fatto una regione che in questo momento certo va avanti, ma su alcune partite come la nomina del presidente dell'autorità portuale, il fatto che ci sia un presidente ad interim piuttosto che un presidente sembra preoccupare il governo, e questo lo dice un vice ministro di centrodestra. Perché non andare alle elezioni se c'è la sicurezza di vincere? Ma non dice proprio così il ministro di centrodestra, assolutamente. La nomina del presidente dell'autorità portuale spetta in forma esclusiva al governo e viene fatta indipendentemente dal presidente ad interim o dal presidente ordinario. Siamo in una situazione straordinaria dove probabilmente anche il ministero ha intenzione di capire alcune dinamiche e soprattutto alcune logiche che hanno determinato rinnovi di concessione. Detto ciò, al netto di tutto, la nomina del presidente dell'autorità portuale spetta al governo. La regione eventualmente può emettere un parere non vincolante, ovviamente. Ma questo da sempre, quindi non vedo perché il sottoscritto, la presenza del sottoscritto momentanea o temporanea debba, ritardare un iter che è già nelle carte. Probabilmente servirà più tempo per andare a individuare quella figura che abbia tutti i requisiti, ma soprattutto le garanzie per essere una figura fondamentale in questo particolare frangente. No, la domanda era però allora perché non affrontare le elezioni se c'è la sicurezza, insomma, di vincere. Tornando alla domanda delle elezioni da affrontare in assoluta sicurezza, comunque sia, anche se dovesse dimettersi il presidente oggi o il sottoscritto oggi, credo che comunque non si andrebbe a elezione più là di 3 mesi, quindi di fatto probabilmente quello potrebbe anche essere un arco temporale congruo. Detto ciò, è chiaro ed evidente che il presidente, che è stato incontrato dal collega Gianpedrone, abbia tutto il diritto di presentare le proprie memorie e di portare avanti la propria azione politica. Ripeto, un'azione politica che ha portato dei risultati tangibili, importanti e fondamentali, e molti sono ancora i risultati da portare a casa seguendo un cronoprogramma che non può subire dei ritardi. Noi non vogliamo giungere a uno stallo magari ipotetico ventilato da qualcheduno, uno stallo politico. La politica non è in stallo in questa regione, questo lo voglio dire perché
anche a seguito di battute dei giorni scorsi è stato frainteso il mio, anzi è stato proprio ribaltato il mio ragionamento. Io su questo voglio essere chiaro. Abbiamo un DEF da portare in votazione entro luglio, che è quello che comunque ci garantirà nel prossimo triennio 24-27 di avere uno strumento finanziario in ordine per poter anche continuare a intercettare tutti quei filoni di finanziamenti dal PNR in giù che ci consentono di continuare lo sviluppo di questa regione. Presidente, lei si sente di avere, al di là della fiducia del Consiglio che lo vedremo oggi, ma insomma direi che ci sia, un pieno potere in qualità di presidente ad interim, o dobbiamo aspettare che vada Gianpedrone da Toti per avere la linea? In passato, quando si parlava di pieni poteri, qualcuno veniva tacciato, indicato di nostalgia. Non, pieni poteri non si hanno mai, neanche quando c'è un presidente ordinario e quando si è nella ordinaria amministrazione. Oggi siamo in una situazione straordinaria, è evidente, non lo neghiamo, però non facciamo un romanzo di una faccenda che io considero del tutto normale. Il collega Gianpedrone abita a poche centinaia di metri dal presidente Toti, si conoscono da lunga data, è stato anche il sindaco del suo comune, quindi trovo del tutto normale che sia stato lui, con un'interlocuzione preventiva con la procura, a incontrarlo per avere tutta una serie di disposizioni a riguardo. Nessuno detta l'agenda a nessuno, non arrivano i fax da Amelia, così come non arrivano da altre parti, si continua a lavorare nell'attesa e nella speranza che il presidente Toti possa tornare il prima possibile a ricoprire il ruolo che ha ricoperto con ottimi risultati fino ad oggi. Ma c'è una... Il punto era un altro, se posso spiegare meglio, cioè se ci sono delle scelte strategiche, lei ha parlato di lavoro che va avanti e questo sicuramente si porta avanti, ma se ci sono delle scelte strategiche da prendere, le decidete autonomamente in giunta o dovete consultarvi con il presidente? Le decidiamo autonomamente in giunta, seguendo un iter che comunque le indicazioni del presidente su quelle che erano le partite più importanti le conosciamo, non è che dobbiamo andare a memoria. Presidente, ma proprio perché dice lei, effettivamente siamo in un'amministrazione straordinaria, quanto può durare un'amministrazione straordinaria siamo in questo senso? Una situazione straordinaria. Una situazione straordinaria, quanto può durare? Essendoci in mezzo una grande macchina, sappiamo bene la regione è una grande macchina, una situazione straordinaria. Cioè l'impressione a seguire le vicende in questi giorni è che insomma il presidente potrebbe rimanere domiciliare ancora un bel po'. Il suo stesso avvocato ha detto che per ora istanza di revoca del domiciliario non viene presentata, potrebbe essere presentata addirittura ben oltre l'appuntamento delle europee. Quanto può stare la regione con, per carità, la situazione straordinaria e chi fa le veci del presidente, come sta facendo lei, ma come un presidente ai domiciliari? Per me può anche stare fino a fine mandato. Abbiamo tutti i requisiti e le carte in regola per rimanere fino a fine mandato, salvo scelte diverse da parte del presidente Toti. Cioè politicamente pensa che politicamente sia... Politicamente regge, sì, e anche amministrativamente. E a livello invece di proprio di funzionamento della macchina... A livello, io sto parlando a livello di funzionamento della macchina, poi se ci sono altre considerazioni politiche che verranno prese in altre stanze, questo io non mi è dato sapere, non ho la sfera di cristallo, però dico dal punto di vista amministrativo abbiamo tutte le carte in regola per poter continuare. E dal punto di vista dell'opportunità politica, cioè quanto si riesce ad andare avanti politicamente su questa posizione? Ad oggi siamo alla terza settimana, se non sbaglio, mi sembra un po' prematuro per mettere già le mani avanti, fossimo al terzo mese, con una riga, un filotto di insuccessi, probabilmente prenderei in considerazione la sua considerazione. Okay, ad oggi siamo un po'... Ancora posso fare una domanda? Politicamente dopo il 10 giugno non temete che magari il Fratelli d'Italia possa chiedere al Presidente Toti di fare un passo indietro, che politicamente magari gli conviene? Non solo Fratelli d'Italia, forse permetto, perché insomma, ieri Fratelli d'Italia ha detto chiaramente che Toti dovrà incontrarsi con i leader nazionali, quindi sembra che tutto ciò si deciderà poi alla fine molto, molto fuori dalla Liguria, cioè vi sentite un po' anche appesi. Vabbè, il Presidente ha risposto di lei, no? Finora mi pare che... Vabbè, facciamo una risposta. Adesso posso rispondere. I salari sono appesi. Ok.